Nasce nel cuore della Calza, il quartiere dove è nato e vissuto Paolo Borsellino, la casa di Paolo, alla vigilia dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. Sarà in Via della Vetreria, il centro per ragazzi ideato da Salvatore Borsellino, fratello del magistrato, perché bisogna ripartire dai giovani per non rendere vano ciò che è successo. Un segnale che terrà alta l'attenzione, soprattutto delle istituzioni, troppo spesso miopi. 23 anni dall'anniversario della strage della morte di Paolo Borsellino, oggi rinasce qui per aiutare i giovani, quelli del suo quartiere. Ma questo è un luogo in cui siamo nati noi, siamo cresciuti noi, fratelli Borsellino, hanno lavorato i miei nonni, i miei genitori, ci ho lavorato persino io da farmacista giovane, giovane, la nostra anima è qui. Lo abbiamo amato tutti fortemente questo quartiere, forse Paolo più di tutti. Ogni tanto faceva una scappata proprio per venire a respirare l'aria della Calza. Oggi è un'aria nuova, è un'aria finalmente di rinascita, vorrei dire, questi luoghi che erano abbandonati, che hanno ricominciato a vivere e che oggi riprendono a fare servizio alla società, così come è sempre stato. È una sensazione, è un po' come se qui ci fosse Paolo, ci fossero i miei genitori, ci fossero i miei nonni oggi qui a ritrovarci tutti insieme a dire c'è sempre spazio e tempo per ricominciare da capo. Le cronache di oggi raccontano fatti spiacevoli. Le istituzioni dovrebbero essere le prime a fianco ai più deboli, a fianco alla lotta antimafia. Spesso non è così. Noi alle istituzioni, diceva mio fratello un momento fa, chiediamo soltanto verità e giustizia, soltanto perché è essenziale ed è alla base della vita. Noi possiamo continuare a impegnarci, continuare a fare, a dire perché Paolo non venga dimenticato, ma se le istituzioni non ci assicurano la verità e la giustizia, non dico che sarà tutto vano, ma sarà tutto molto più difficile. Manfredi, Lucia e Fiammetta non hanno mai voluto partecipare alle manifestazioni, qualche volta hanno fatto una scappata così molto fugace, quasi senza farsi vedere o senza farsi riconoscere. È stata sempre una loro scelta e l'abbiamo sempre rispettata tutti. Oggi è diverso, oggi hanno annunciato che rifiutavano di essere presenti alle manifestazioni, ma loro è una scelta che hanno fatto da sempre, quella di non esserci, ed è una scelta assolutamente rispettabile. Un appello ai ragazzi di oggi, ai giovani. Io credo che Paolo, che aveva tanta fiducia nei ragazzi da affidargli quasi il suo testamento spirituale, ancora una volta si rivolga a loro e gli dica: fate in modo che tutto ciò che è accaduto nel passato non accada più. Siate coloro che con più forza cerchino questa verità per essere liberi. Paolo diceva: i giovani i più adatti a sentire il fresco profumo della libertà. Ecco, ancora una volta rivolgo lo stesso appello ai giovani. Noi ci siamo anche con le nostre fatiche, anche con i nostri errori, ma l'impulso nuovo devono darlo le nuove generazioni che sanno perfettamente come stanno le cose. Noi abbiamo fatto un po' fatica da giovani, loro sanno tutto, hanno adulti che li possono aiutare, li possono accompagnare, è veramente compito loro quello di cambiare questa società.